know is that just meet up. All I know is you just meet up. All I know is we just meet up. All I know is you just meet up. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. They'll keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitudes get frosted. And I'm intending to bring a revolution. There are far too many problems to fall few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled. The pen is lead and I'm making the sun a bill. Letting out a future is haunting me still. And all I know is I just need a. All I know is you just need a. All I know is we just need a. All I know is you just need a. All I know is you just need a. All I know is that just need a. All I know is you just need a friend. All I know is we just need a friend. All I know is you just need a friend. All I know is that just need a friend. All I know is you just need a friend. All I know is we just need a friend. All I know is you just need a Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo webinar che l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha organizzato per la Europe Code Week 2021. INAF, avete visto il teaser iniziale, è il principale ente di ricerca pubblico italiano per lo studio dell'universo e tra le varie attività di ricerca c'è anche quella della didattica e divulgazione della scienza. È da qualche anno che INAF è coinvolto, si occupa anche di alfabetizzazione digitale, in particolare legata a contenuti di astronomia e astrofisica. E questi webinar, insieme a tutte le attività presenti sul sito play.inaf.it, sono stati pensati per fornire risorse gratuite e facilmente accessibili agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie. Io sono Maura Sandri, coordinatrice del gruppo di didattica innovativa che si occupa di sviluppo di risorse legate al coding e alla robotica educativa, e oggi sono qui con Rachele Tognolo di INAF di Bologna, ricercatrice che si occupa principalmente di sviluppo di risorse che utilizzano il gioco
come metodo didattico ed è qui con noi per parlarci di tutte le risorse che ha sviluppato nella Pixel Art. Quindi lascio la parola a Rachele. Grazie Sandra e Maura, cominciamo bene. Comincio ad aggiungere subito la mia presentazione. Ecco qui. Allora, buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti a questo webinar. Io vorrei oggi presentarvi un po' di attività, di risorse che come INAF abbiamo messo a disposizione nell'ambito della Pixel Art. Ma cominciamo un attimino, tutto quello, le risorse di cui vi parlerò le trovate sul sito play.inaf.it, che appunto, come diceva Maura, è la nostra piattaforma di didattica innovativa, nella sezione coding, il bottoncino che vedete cerchiato in rosso. Ma partiamo un attimino dalle basi, cioè chiediamoci cosa vuol dire pixel, cos'è un pixel? La parola stessa può aiutarci nella sua comprensione, perché la parola pixel deriva dall'unione di due termini. Il primo che è picture, che in inglese significa immagine, e il secondo element, cioè elemento. Infatti con pixel andiamo a definire la sezione più piccola di un'immagine. Infatti tutte le immagini digitali, quindi le immagini che vediamo su uno schermo, che sia di un telefono, di uno smartphone, di un computer, come anche me adesso che mi vedete attraverso il vostro schermo, sono fatte di tanti piccoli quadratini chiamati pixel. Più numerosi saranno questi quadratini, più l'immagine apparirà nitida, mentre se questi quadratini sono in minore quantità, allora avremo un'immagine sgranata. Per farvi un esempio, vi mostro questa immagine fatta da soli 4 pixel. Come vedete è impossibile capire di cosa stiamo parlando, vediamo solo delle sfumature di grigio. Proviamo allora ad aumentare il numero di pixel e vedrete che aumenterà la nostra risoluzione, cioè l'immagine apparirà via via più nitida. Quindi aumentiamo i nostri pixel, andiamo un po' più su ed ecco che pian pianino l'immagine ci sta apparendo sul nostro schermo e cominciamo a capire di cosa stiamo parlando. Si tratta appunto della Luna, il nostro satellite naturale. Continuiamo ad aumentare il numero di pixel ed ecco che a un certo punto il numero di pixel sarà talmente elevato da non riuscire più a distinguerli. Per darci un'idea, di solito i video ad alta risoluzione hanno un numero di pixel superiore a 2 milioni di pixel, quindi non riusciamo più a distinguere i singoli elementi e ci appare come un'immagine continua. Ecco che quindi possiamo capire cosa vuol dire pixel art. Pixel art è quindi un termine che sta a indicare qualsiasi tipo di disegno di arte che va a mettere in evidenza la struttura a quadretti di un'immagine. Nel nostro caso noi abbiamo scelto di utilizzare la pixel art come una modalità per sviluppare e allenare il pensiero computazionale. Come? Vedremo che abbiamo fatto questo tramite appunto l'utilizzo di un codice simile a quello che utilizza un computer. Ma vediamo le cose una per volta. Che cos'è il pensiero computazionale? Beh, il pensiero computazionale è un tipo di ragionamento, di pensiero che aiuta a sviluppare abilità logiche, ma anche di risoluzione dei problemi in modo creativo ed efficace. Lavorare in maniera computazionale significa prendere un problema che sembra all'inizio, che può sembrare molto complicato, e dividerlo in tanti piccoli passaggi, in tanti piccoli sottoproblemi, possiamo chiamarli, in modo da concentrarsi sulla singola risoluzione di un problema. E quindi risolvendo un problemino, un passetto alla volta, ecco che arriviamo alla soluzione di tutto il nostro problema. Questa modalità di lavoro è la stessa che utilizza un computer per funzionare. Infatti i computer sono stati programmati, creati, proprio per risolvere, eseguire anzi, delle azioni, una sequenza di azioni ordinata, una alla volta, molto semplici, ma che messe in sequenza possono permettergli di creare azioni anche molto complicate. Ecco che quindi per sviluppare questo pensiero computazionale, che tra l'altro è una delle competenze chiave per affrontare le sfide del XXI secolo, così come è stato definito, possiamo avere due modalità. La prima è attraverso il coding, che è ovvero la programmazione vera e propria. Cosa vuol dire programmare o fare coding? Significa, come dicevo, scrivere una sequenza di istruzioni da far eseguire dal nostro computer. Quindi ecco che con questa modalità possiamo allenare questa modalità di pensiero, il pensiero computazionale.
Negli anni sono stati sviluppati diversi strumenti per aiutare i bambini e le bambine a interfacciarsi, cominciare appunto a lavorare al coding, e tra questo il più famoso è Scratch, che immagino molti conosceranno, che è un linguaggio di programmazione visuale. Cioè, in cosa consiste? Sull'immagine di sinistra, questa è la schermata di un progetto a cui ho lavorato, sulla sinistra, vedete, abbiamo una lista di istruzioni che possiamo dare in pasto, tra virgolette, al nostro programma. Sono divise in varie sezioni e sono divise a blocchi. Quello che si fa nella colonna centrale, come vedete un esempio di quello che ho fatto io qui, è stato quello di mettere insieme queste istruzioni in modo da far sviare un'azione al mio programma. Sulla destra, nel riquadro sulla destra, si vedrà invece quello che è il risultato delle nostre istruzioni. È uno strumento molto efficace per aiutare, appunto, per far lavorare i bambini e le bambine sul coding, perché come vedete ha una grafica abbastanza accattivante che quindi invoglia a partecipare, ma è un modo divertente per approcciarsi al mondo del coding. È molto bello perché c'è anche la possibilità di partecipare a questa comunità online di tutti gli iscritti a Scratch e condividere i propri progetti, vedere quelli che hanno fatto gli altri, poterli riutilizzare o modificare secondo le proprie necessità, desideri, anche diciamo secondo la propria creatività, in un'ottica appunto di collaborazione e cooperazione molto, molto bella, molto sentita. Però è innegabile che questo tipo di strumento, come altri, richiede l'utilizzo di uno strumento digitale, come lo è un computer, che non sempre abbiamo a disposizione, non sempre è disponibile quando ne abbiamo bisogno. Quindi ecco che in questo concetto, in questo ambiente, si instaura il concetto di coding unplugged, che è un termine che sta a definire tutte le attività che utilizzano strumenti non digitali, quindi anche semplicemente, come vedremo nel nostro caso, carta e penna, per comunque utilizzare questi strumenti per realizzare delle esperienze che introducano i concetti fondamentali dell'informatica e alle logiche di base della programmazione. Quindi ecco, in quel coding unplugged, quindi noi usiamo la pixel art proprio in questo frangente, usando come una forma di coding unplugged. Questo che vedete è un codice che viene fornito come risorsa, appunto, per poter creare e disegnare un'immagine di pixel art. Quindi, come dicevamo, un'immagine in cui si vede bene la distinzione in quadrettini dell'immagine. Come vedete è un codice fatto da numeri e colori. Andiamo ad esempio a zoomare sulle prime 5 righe per capire cosa ci sta indicando questo codice. Beh, la prima riga ci dice colora 30 quadratini di bianco, poi passa alla seconda riga, colorane 14 di bianco, lasciane, mettine uno rosso e poi un'altra fila di 15 bianchi. Procedi con la terza riga e via così. Quindi c'è questa convenzione per cui si procede da sinistra a destra e poi dall'alto al basso, come quando leggiamo. Con la convenzione che quando abbiamo finito di colorare una riga di quadratini, ci spostiamo sulla riga sottostante. Se seguiamo tutto il codice alla lettera, ecco l'immagine che vediamo crearsi sotto i nostri occhi. Come è possibile che questo tipo di attività, che consiste appunto nel colorare questi quadratini, possa richiamare il pensiero computazionale o come funziona, diciamo, un computer? Beh, perché dovete sapere che questo codice che noi utilizziamo per colorare i quadratini e creare un'immagine non è altro che lo stesso codice che utilizza un computer quando deve rappresentare un'immagine a schermo. Cioè, quando noi andiamo a cliccare sull'icona di un'immagine, quando il computer per aprirla, quello che fa non è altro che leggere un codice molto simile a questo che è racchiuso nel file dell'immagine, e quindi lui ha le istruzioni per colorare tutti i suoi pixel di cui è formato il suo schermo da questa con questo codice per formare l'immagine che vogliamo aprire. Inoltre, questa modalità di lettura, di disegno di un codice è la stessa, che è molto simile, anzi, a quella che viene utilizzata durante un'osservazione astronomica. Cioè, quando un telescopio deve osservare una certa regione del cielo, non fa altro che dividere questa regione in tanti piccoli quadratini, come dei pixel, e per ogni quadratino lui va a registrare quanta luminosità c'è, proviene da quella regione di cielo, per svariati motivi, perché c'è una stella, perché c'è una galassia o altri oggetti celesti.
e quindi traduce poi questa informazione colorando un pixel di una certa tonalità di grigio, perché poi le immagini astronomiche a prima vista, quando vengono raccolte all'inizio, sono tutte sulla tonalità del grigio. Bene, noi con queste risorse abbiamo messo a disposizione una scheda per ogni risorsa, che è fatta da una scheda front-retro. Sul fronte, quindi quello che vedete sulla sinistra, abbiamo preparato già la griglia pronta da colorare, in modo che così non c'è bisogno di andare a stampare un altro foglio oppure disegnarla su un quaderno o su un altro foglio, il codice da usare per disegnare l'immagine, e invece sul retro abbiamo messo un po' le istruzioni di base e poi quello che vi ho raccontato sulla pixel art e sulle osservazioni astronomiche. Abbiamo fatto anche una versione in bianco e nero, nel caso in cui non si abbia a disposizione una stampante a colori, e in questo caso, come vedete, il codice, invece di avere i colori, ha delle lettere che appunto richiamano un colore secondo la leggenda riportata al fondo al foglio. Come abbiamo fatto a creare questi codici, queste risorse? Beh, utilizzando questo sito, si chiama ZappliCode, che è una piattaforma online gratuita, totalmente gratuita, in cui si possono creare i propri progetti di pixel art e si possono anche decidere di condividere con la comunità. E in questo caso possiamo, ZappliCode mette a disposizione due modalità per disegnare un'immagine. Possiamo utilizzare il programma, chiamiamolo Z-Code, che consiste nell'andare a inserire proprio il codice, quindi quello che vedevamo prima, e poi dopo aver far eseguire il codice al programma e ci restituisce l'immagine. Oppure con Z-Pixel possiamo fare esattamente il contrario, cioè disegniamo l'immagine e da questo, dopo aver fatto, cliccando sul tasto esegui, ci restituisce il codice che abbiamo utilizzato per disegnarla. Tutte le risorse, come vi dicevo, sono pubblicate sul sito play.inf.it, la sezione coding, e ogni risorsa è presentata in questa modalità, cioè abbiamo voluto mettere, oltre al codice per la pixel art, anche una breve spiegazione dell'oggetto celeste, in modo da applicare la pixel art all'astrofisica e all'astronomia. Questo, ad esempio, è la scheda della prima immagine di un buco nero, di cui vi parlerò un po' meglio dopo. Inoltre abbiamo allegato appunto la scheda a colori o bianco e nero di cui vi ho parlato prima. Tutte qua vedete un po' una lista di tutte le risorse che adesso andrò a presentarvi brevemente. Allora, una grossa fetta è dedicata al sistema solare, cioè tutti i pianeti che insieme alla Terra orbitano intorno al Sole. Il primo è Mercurio, chiamato il più veloce perché? Perché essendo il più vicino al Sole tra tutti i pianeti del Sistema Solare, è anche quello che orbita intorno al Sole con una velocità maggiore. Infatti, pensate che se la Terra impiega 365 giorni a fare un giro intorno al Sole, cioè un anno, e Mercurio ci mette solo 88 giorni, quindi poco meno di 3 mesi. E inoltre, come vedete in questa immagine fatta con la pixel art, Mercurio, e adesso vi mostro anche la sua immagine originale, Mercurio ha la superficie piena di crateri. Come mai ha così tanti crateri, questi buchi creati dai meteoriti? Beh, perché Mercurio non ha un'atmosfera che lo protegge. Infatti, qualsiasi oggetto che cade su di esso, i meteoriti appunto, che sono dei pezzi di roccia che si trovano nello spazio e che, attratti dalla gravità di qualche pianeta, cadono sulla sua superficie, arrivano, anche se sono molto piccoli, arrivano con velocità veramente altissime e quindi quando arrivano sulla superficie creano questi crateri molto grandi. Il punto è che appunto Mercurio non ha un'atmosfera. Cosa succede sulla Terra quando un meteorite cade sulla Terra? Beh, prima di arrivare al suolo incontra l'atmosfera. E grazie alla forza d'attrito che c'è tra le particelle d'aria e il meteorite, quello che succede è che il meteorite prende fuoco e quindi si distrugge nell'atmosfera, dando origine a quel fenomeno che noi chiamiamo molto romanticamente stelle cadenti, ma di stelle non si tratta, ma di pezzi di roccia. E quindi appunto Mercurio, mancando questa proprietà importante, l'atmosfera, è completamente nudo, diciamo, e quindi qualsiasi meteorite lascia un forte segno sulla sua superficie. Poi abbiamo Venere, che invece viene sempre di solito chiamato il nostro caldo gemello.
Gemello perché ha come dimensione molto simile alla nostra Terra, al nostro pianeta, però è molto molto caldo, non solo perché è il secondo pianeta più vicino al Sole del Sistema Solare, ma perché ha un'atmosfera talmente presente, molto densa, che ricordiamo Mercurio invece non ha, che crea un effetto serra tra i più potenti all'interno del Sistema Solare. E quindi pensatevi che la sua temperatura arriva addirittura ai 400 gradi centigradi, contro Mercurio, il cui massimo di solito si aggira intorno ai 170 gradi centigradi. Quindi, come vedete, sarebbe una Terra 2 se non fosse che ha una temperatura molto, molto elevata. Questa struttura a bande che vedete, quindi diverse bande appunto, è dovuta proprio alla presenza dell'atmosfera e a diverse nubi di composizioni chimiche differenti che quindi creano questa struttura a strati. Poi passiamo a un pianeta che conosciamo molto bene, la nostra casa, la Terra, di cui penso non ci sia bisogno di presentazioni. Ma perché la Terra è così preziosa? Perché la vita si è sviluppata solo su questo pianeta all'interno del Sistema Solare? Perché la Terra si trova a una distanza dal Sole proprio perfetta. Perché se fosse più lontana, l'acqua sulla sua superficie sarebbe ghiacciata perché farebbe troppo freddo. Se invece ci trovassimo più vicini, come Mercurio o Venere, l'acqua sulla sua superficie sarebbe evaporata perché è troppo caldo. Quindi ecco che dove ci troviamo noi, siamo in quella fascia chiamata di abitabilità, per cui l'acqua è allo stato liquido e quindi ci sono tanti mari, tanti oceani e come sappiamo la vita sulla Terra è nata proprio grazie all'acqua. Inoltre, un altro aspetto importante per cui la Terra è riuscita a sviluppare la vita, a ospitare anzi la vita, è la presenza di questa atmosfera che, come abbiamo visto su Mercurio, ci protegge dall'impatto dei meteoriti, ma anche ci permette di respirare. Infatti l'ossigeno è una delle forme di, diciamo, sussistenza di tanti esseri viventi che si trovano sul nostro pianeta. Dopodiché abbiamo Marte, chiamato il pianeta rosso. Perché rosso? Questa colorazione è dovuta principalmente al fatto che sulla sua superficie è presente questo materiale che è ferro ossidato, in pratica, quello che comunemente noi chiamiamo ruggine. I colori differenti che si vedono, quindi vedete la superficie di Marte è fatta da zone più chiare e più scure, è dovuta al fatto che sulle zone più chiare in passato ci sono prove del fatto che c'era acqua. Cioè Marte, miliardi di anni fa, era molto simile alla nostra Terra per la presenza d'acqua. Quindi ecco che, diciamo, tante missioni spaziali sono proprio devolute a cercare di capire se insieme all'acqua c'era anche qualche forma di vita. Inoltre, ai poli di Marte, si vede bene nell'immagine originale appunto che c'è questo puntino bianco in cima al pianeta, è proprio acqua ghiacciata, cioè come i nostri poli nord e polo sud che presentano ghiaccio. Quindi ecco, questa è un'altra prova della presenza di passata di acqua sulla sua superficie. Poi abbiamo, fino adesso abbiamo parlato di pianeti chiamati terrestri, cioè composti principalmente da materiale solido in pratica, su cui ci si può camminare. Questi pianeti che vedremo da adesso in poi sono invece gassosi. Perché gassosi? Perché la loro composizione è fatta principalmente d'aria, quindi la maggior parte del pianeta è fatto da atmosfera. Questo è Giove, il gigante gassoso, gassoso perché abbiamo detto è fatto di gas, e invece gigante perché è il più grande pianeta del Sistema Solare. Quella che vediamo, la macchia che vediamo sulla sua superficie, è chiamata appunto macchia rossa, e col tempo si è capito essere un enorme ciclone che si trova, che continua a ruotare, è grande più o meno due volte la Terra, quindi immaginate le dimensioni mastodontiche di questo ciclone, ed è lì che gira su se stesso e gira intorno al pianeta da svariati centinaia d'anni, almeno da quando l'abbiamo visto noi, chissà da quanto è che è lì. E anche la struttura a bande è sempre dovuta alla presenza di questi nubi. Vedremo che tutti i pianeti gassosi hanno questa forma a strisce proprio dovuta alla presenza di gas, appunto di un'atmosfera molto presente con delle nubi che continuano a ruotare.
Saturno, anche questo è un pianeta molto conosciuto, chiamato il Signore degli Anelli, perché ha un sistema di anelli molto, molto grande, molto bello, anche affascinante, fatto principalmente di polvere e ghiaccio. Quindi il ghiaccio riflette la luce del Sole e quindi si vede molto, molto bene. Incontriamo poi gli ultimi due pianeti del Sistema Solare, quindi ci stiamo allontanando un bel po' dal Sole. Abbiamo Urano, che è chiamato il pianeta che rotola. Perché rotola? Beh, perché la sua asse di rotazione, vi ricordo che ogni pianeta, oltre a girare intorno al Sole, gira anche su se stesso, attorno a quello che è chiamato l'asse di rotazione. Il suo asse di rotazione è inclinato di circa 90 gradi, quindi praticamente si trova, è quasi parallelo al piano dell'orbita. Quindi, per fare un esempio, tutti gli altri pianeti si trovano a orbitare intorno al Sole come una trottola, cioè girano su se stessi, ma girano anche intorno al Sole. Invece Urano, diciamo che si trova buttato, quindi gira su se stesso, gira intorno al Sole, ma è appoggiato sul piano dell'orbita. Quindi sembra proprio rotolare. Come vedete, Urano ha anche lui un sistema di anelli, molto più piccolo e anche sottile del sistema di Saturno, ma c'è. E questa macchia rosa che vedete è dovuta alla presenza di qualche tipo di aurora, quindi quello che noi chiamiamo l'aurora boreale, cioè il fenomeno per cui si vedono queste luci in cielo quando si va verso a latitudini più alte, più basse anzi. Bene, e infine abbiamo Nettuno, il pianeta più lento, perché è talmente lontano dal Sole che per ruotare intorno ad esso ci mette ben 10 anni. Contro, ricordo, un anno, che è nel caso della Terra. Quindi anche lui ha una piccola macchia, una macchia blu, che invece anche questo, come su Giove, è un tipo di ciclone, anche lì bloccato lì da chissà quanti anni, e anche lui ha questa struttura a bande proprio dovuta alla presenza di nubi di diversa composizione chimica. Sistema solare, ma non solo. Abbiamo preparato anche delle risorse che riguardano oggetti che si trovano ben al di fuori del nostro sistema solare. Ad esempio, questa è una risorsa sulla prima immagine di un buco nero. Che cos'è un buco nero? Un buco nero è una regione dello spazio in cui la materia è talmente addensata, talmente concentrata in uno spazio molto piccolo, da avere una gravità altissima e quindi è in grado di catturare qualsiasi cosa ci sia sulla sua gli passi vicino, compresa la luce. Questa immagine è diventata molto famosa qualche anno fa, nel 2019, quando è stata, che appunto rappresenta la prima immagine di un buco nero. Ora, il buco nero vero e proprio è quella pallina nera che vediamo al centro di questa specie di ciambella, mentre il rosso, diciamo la luce gialla e rossastra che vediamo intorno a lui, è dovuta all'emissione sotto forma di onde radio, quindi questa emissione di energia, del materiale che stava cadendo dentro il buco nero, che per una serie di fenomeni fisici ha emesso questa energia molto, molto lontano, insomma, fino a noi. Una cosa interessante è che per osservare questo buco nero è stato necessario utilizzare tantissimi telescopi insieme. E perché, pensatevi, è un oggetto talmente lontano nello spazio da essere molto piccolo, che osservare questo buco nero è come cercare di osservare una pallina da tennis che si trova sulla Luna. Quindi un oggetto molto, molto piccolo. E grazie appunto alla collaborazione di tanti telescopi si è riusciti a osservarlo. Poi abbiamo il resto di supernova Cassiopea A, questa è un'attività, una risorsa sviluppata da Laura Leonardi. E questo cos'è una supernova? Una supernova è un'esplosione che si ha quando una stella di dimensioni molto molto grandi, quindi con una massa molto al di sopra della massa del nostro Sole, per intenderci, esplode, quindi alla fine della sua vita, come ultima muore, diciamo, esplodendo. Nell'esplosione lancia il suo materiale lungo nello spazio, formando questa specie di bolla che vedete qui nell'immagine in alto a destra. Pensatevi che il materiale che lancia nello spazio è formato da chi si chiamano elementi pesanti, cioè ad esempio il carbonio, e guarda un po', la vita sulla Terra, ad esempio il nostro corpo, è fatto anche in buona parte da carbonio. Quel carbonio che proviene proprio da queste supernove, che quindi lanciano nello spazio materiale che poi finisce dappertutto anche sulla Terra, e da lì, diciamo, siamo nati noi.
E i colori, diversi colori che sono stati rappresentati anche nell'immagine con la pixel art, rappresentano una diversa composizione chimica. Ad esempio, il verde è associato alla presenza di silicio, il fucsia principalmente al ferro, invece l'azzurro è l'onda di shock, diciamo l'onda che si è creata durante l'esplosione che sta continuando a viaggiare nello spazio. Qui c'è un altro resto di supernova, anche questo creato da Laura Leonardi, e in questo caso abbiamo messo a disposizione due diverse immagini. Vi presento questa, che è l'immagine ottenuta, che è un'immagine in verità, una rappresentazione artistica, e comunque rappresenta appunto questo resto di supernova che, come vedete, ha questa forma un po' a clessidra, chiamiamola. Come mai? Beh, perché al suo centro, come rimasuglio di questa esplosione, è rimasta una stella molto particolare, una pulsa, che questa in verità è una teoria, però è la teoria più realistica al momento che abbiamo, e quindi questa pulsa è probabile che abbia cominciato a lanciare questo materiale verso due direzioni opposte, diciamo, un po' lo nord e un po' lo sud. E quindi ecco perché abbiamo questa forma un po' bilobata, con questi due lobi che si espandono nello spazio. Insieme a questo c'è anche una immagine che invece è ottenuta anche questa con diverse sovrapposizioni di tante immagini diverse. E poi abbiamo la galassia M77, questa ideata da Silvia Casu. Questa immagine è stata ottenuta nei raggi X, quindi non è come la vedremmo con i nostri occhi, non riusciamo a vedere i raggi X, ma se potessimo vederli vedremmo questo. E qui, anche qui, il colore diverso è associato a diverse composizioni chimiche. Ad esempio, il giallo e il rosso sono dovute a materiale organico, quindi che poi potrebbe dare origine alla vita, per intenderci, che si trova al suo centro, il che è molto strano perché è probabile che al centro della galassia ci sia un buco nero. Il buco nero, diciamo, non è che crea proprio le condizioni adatte per la vita, però comunque questo materiale riesce a resistere, quindi è interessante capire cosa la stanno studiando proprio per capire cosa stia accadendo là in fondo. E infine abbiamo il messaggio di Arecibo, sviluppata da Maura qui che è qui con noi. E cos'è il messaggio di Arecibo? Beh, è stato un messaggio inviato nel 74 verso una massa stellare, che è una regione del cielo dove c'è una grande concentrazione di stelle. È stato inviato tramite questo radiotelescopio, appunto il radiotelescopio di Arecibo, e l'idea è quello di inviare un segnale che racconti un po' chi siamo e dove siamo, nella speranza che qualcuno lassù ci ascolti. Ad esempio, è un messaggio molto complicato, però per darvi un'idea, la formina rossa, come vedete, era per la rappresentazione dell'essere umano, insomma la nostra forma umana. In blu invece è stato rappresentato qual è la forma del nostro DNA, come ci è composto, e poi in viola là in fondo, sulla destra, vediamo invece è stato rappresentato la modalità con cui è stato inviato il messaggio, quindi con il radiotelescopio di Arecibo. Con questo io ho concluso, vi ringrazio molto di essere stati con noi. Se avete qualche domanda resto a disposizione e ti passo la parola a Maura. Grazie Rachele. Allora, aggiungo solo una cosa, condividendo il mio schermo. In particolare la home page di Play. Tra le risorse di coding, la pixel art è in fondo. Rachele vi ha parlato di tutte queste risorse. L'ultima, il paracadute di Perseverance, è un pochino più complicata e ve ne parlerò lunedì prossimo, se siete interessati a seguirla. Oltre a questo, volevo ricordarvi che potete inserire, se svolgete attività di pixel art utilizzando le schede che vi ha presentato Rachele, vi invito ad inserire l'attività nella mappa della Europe Code Week. Quindi vado sulla pagina della Europe Code Week, codeweek.eu, in attività, aggiungi evento, nel menu a tendina che scende cliccando sopra attività seleziono aggiungi evento
e qui potete inserire il fatto che anche voi avete partecipato alla Europe Code Week con un'attività di pixel art proposta da Rachele. Vi chiederà alcune informazioni ed in particolare vi chiederà un codice Code Week for All che voi potete andare ad inserire, è questo qua che leggete in alto a destra in questo video, CW21 che sta per Code Week 21, Q5, K maiuscolo, K minuscolo 0. Ecco, in questo modo anche noi riusciremo a sapere se avete fatto le nostre attività. Benissimo, questo è tutto. Noi vi ringraziamo per aver partecipato oppure per seguire successivamente, quando volete, questo webinar che comunque sarà disponibile per sempre sul canale YouTube di Play Enough. Vi ringraziamo e vi aspettiamo per i prossimi webinar. Buona Code Week a tutti. Ciao! Ciao!